Mentre in onda la sigla stiamo già discutendo delle prossime amministrative. A proposito, queste amministrative cosa diranno, secondo te? Che non esiste nessun campo largo che tenga, perché quello che conta alla fine è il consenso, è l'organizzazione politica che una parte, cioè il centro-sinistra, non ha e dimostra di non avere in qualsiasi contesto facciamo analisi. Quindi il campo largo è già bocciato Ma questa è la sua come bevacqua. visione, è quello che sostiene anche la Meloni, che non conta il campo largo, ma conta il campo, la qualità delle persone. Noi crediamo che oggi Campo perché, concreto, dice. esatto, oggi perché ha un'alternativa al centrodestra, arrogante, che sta secondo noi creando molti problemi al paese, soprattutto al sud, c'è bisogno di un'alleanza larga, che è capace di parlare a tutti, non solo a una certa parte del paese. E come oggi diceva Bonaccini su un'intervista rilasciata sulla stampa, bisogna parlare a un campo larghissimo, che parli non solo di diritti civili, ma anche di diritti sociali, di imprenditoria, del mondo vitale della società italiana. E noi su questo credo che lavoreremo sempre di più, con convinzione e determinazione, perché crediamo che l'unica alternativa oggi a questo governo di centrodestra a livello nazionale e regionale è un PD a trazione larga, Con i 5 Stelle, che riesce a con i creare 5 Stelle. condizioni di governabilità, ma soprattutto su un progetto chiaro e netto. Tra le dico che Mi fa piacere che si conferma che questo campo largo serve solo a parlare, perché poi in concreto non sviluppano mai delle soluzioni. Cioè, i loro temi sono: il centrodestra è arrogante, noi siamo l'alternativa, quindi abbiamo affermazioni, clausole di stile. Abbiamo semplicemente delle mere dichiarazioni sul fatto di dire noi siamo meglio, voi siete i peggio. Da questo punto di vista invece ritengo che devono dare dimostrazione di una differenza, ma in termini di concretezza. Io ho seguito anche gli interventi di Conte, che è sempre più populista, e lo riconosco anche perché se andiamo a esaminare tutto quello che è stato dal superbonus, dalle dichiarazioni anche di alcuni appartenenti, cioè il Movimento 5 Stelle era quello che diceva che era qualcosa di diverso rispetto agli altri, alla fine vanno di pari passo col PD e se andiamo ad esaminare quello che pensano, sia in materia di politica estera, in politica della giustizia, ricordiamoci che loro votano sempre contro tutto. Il PD a volte invece si adegua e vota a favore. Quindi che cosa vuol dire? Non hanno un'eguale visione, ma stanno insieme per un solo motivo, lo sanno tutti, per comodità politica, perché se non si uniscono questi perdono quel poco di consenso che hanno. Una E questo non consente loro di stampelle, essere. insomma, sono delle Ma stampelle non so se una sono. all'altra, Non di che credo che cosa siano sono? neanche stampelle, perché sono entrambe due colonne che si appoggiano insieme. Ma prima o poi, voglio dire, loro adesso governeranno la Sardegna. È una bella figura, devo dire. Il presidente eletto ha un bellissimo curriculum. Quello che manca purtroppo alle componenti di centro-sinistra, non lo dico io, lo dice la storia, è che si presentano anche bene. Il problema poi sono i risultati che non arrivano mai. Dove Quindi sono stati nel loro? momento in cui bisogna dare corso alle parole, trasformare le parole in fatti. Ma perdoniamoci, anche oggi fanno la battaglia sull'autonomia differenziata. Io anch'io sono contro il federalismo, contro il regionalismo differenziato. Ma se oggi siamo arrivati a questo punto, è grazie a quella riforma del 2001 che ha fatto sempre il centro-sinistra, non è che l'ha fatto il centro-destra. Quando parlano di Occhiuto in materia Famoso di titolo quinto, insomma. famoso titolo quinto, io ero ancora studente universitario, quindi me lo ricordo che mi sono dovuto ristudiare un'altra volta la disciplina. Anche quando parlano di Occhiuto nella sanità, la sanità è un disastro e questo lo sappiamo, ma non è un disastro per questa gestione, è un disastro, e lo scriveva pure Guccione, ha scritto un libro Guccione, e quando si parla dell'ASPE di Reggio e dell'ASPE di Cosenza, se andiamo a vedere poi chi ha Ma governato anche queste ASPE, e il collega centrosinistra è Tallarico, responsabile. lei sta mettendo in campo tante cose che è tipico E del lo so, vostro, non sono abituati loro, no, e quindi. del vostro agire poi, parlare di tutto e non parlare di nulla. Iniziamo a parlare dell'autonomia No, differenziata. io parlo, sono No, molto parliamo tecnico dell'autonomia quando parli. differenziata, prima cosa. L'arroganza che state dimostrando su questo tema, il centrodestra, a livello nazionale, non l'ha mai dimostrato nessuno. È vero che c'è un limite sull'autonomia differenziata, che è il titolo quinto, che ha dato la possibilità di parlare di federalismo. È vero. Un errore che abbiamo commesso, ma che noi come gruppo dirigente calabrese, 5 anni fa, se si ricorda anche il direttore Attilio Sabato, abbiamo contestato persino contro il presidente del Consiglio di allora, Paolo Genderoni, quando firmò le preintese con Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, dove noi contestammo
Da allora questa è la mia defesa. Oggi voi cosa avete fatto? Con il decreto Calderone state offendendo il Parlamento, avete violentato ogni regola democratica che è il rispetto del Parlamento per scambiare oggi tra Meloni e Salvini il premierato con l'ordine differenziato. Questo è violare le regole democratiche in una comunità. E avere rispetto degli organismi eletti democraticamente dagli elettori. Quindi frutto di un patto, diciamo. No, è quando parlo di arroganza, questa è l'arroganza che mi riferisco. Non mi riferisco, violenza ad altre cose, ma crebbe. Io penso che l'unica violenza è quella che subiscono gli elettori del centrosinistra, perché siete confusionari. Quando siete al governo sostenete alcune cose, passate all'opposizione ne sostenete un'altra. Anche Occhiuto ha avuto il coraggio di uscire prima anche degli uomini del centrosinistra per dire che rispetto ai LEP, rispetto a quella che è la spesa storica, assolutamente no. E parliamoci chiaro, e questo non lo potete negare perché siete dei tecnici della politica e siete dei tecnici anche nell'amministrazione di governo, perché molti di voi hanno già amministrato. Se una legge non ha una copertura finanziaria e se si pongono determinate condizioni, quelle condizioni di cui tanto qualcuno teme, ovviamente, l'applicazione, non saranno mai applicabili perché non ci sono le risorse finanziarie per poterle applicare. Ma quale governatore del Meridione potrebbe mai accettare enique per la propria regione? Nessuno, ma questo è scontato. Ti sfugge un particolare. Se lei, siccome lei è avvocato, se approfondisce meglio il testo che è approvato, è stato già approvato. Ma siete colleghi, datevi del tu, però siete colleghi. Collega Tallarico, come lo devo chiamare? O lo chiamo Antonello, o lo chiamo o collega. Ma gli dai del lei. Collega, volevo dire. Però dimmi una cosa, non è che avete letto un'altra volta il testo sbagliato, perché una volta letto il testo non modificato e sono venuti a discuterlo. No, un errore grave, non credo proprio. Nel testo del decreto Calderone è previsto che ogni regione, una volta approvato questo testo, possono negoziare in maniera autonoma le proprie competenze. Altro che, così fai a leggerlo bene. Allora, io l'ho letto bene perché l'ho così anche discusso dice. In aula quando tu hai fatto l'intervento e io ti dissi metti la velocità tipo WhatsApp a 1 e non a 2. E ho fatto anche riferimento al combinato disposto di alcune norme che consente quello che tu stai dicendo, ma vi dimenticate sempre per strada le precondizioni formali e sostanziali che sono rappresentate dai LEP, perché ci abbiamo messo 20 anni per fare i LEP nella sanità, ci abbiamo messo 15 anni per fare i LEP per gli asili nido, questa è storia, non è che la dico io. Perché? Perché non potevano applicare quelle norme se non ci sono risorse finanziarie. Ma lei ha letto Cassese, tu hai letto Cassese in questi... Cassese l'ho letto pure. L'ultima intervista che ha fatto. Ma Cassese cosa lo sai, dice? Lo sai che non è soggetto a LEP la sanità? Non è vero. Lo dice Cassese, non lo dico io. Non è vero. Lo dice Cassese. Non lo dico io. Cassese ha detto un'altra cosa. Che non possiamo. Io leggo, apprendo e poi dopo cerco di approfondire. Il professore che Cassese, leggo, che conosco bene, che ho invitato anche a molti dei nostri convegni, perché sembra che stiamo confondendo. Io non sto dicendo che sono d'accordo col regionalismo differenziato. Sto dicendo un'altra cosa. Che quella legge sostanzialmente non è applicabile. Il professore Cassese ha detto in sanità noi non dovremmo applicare mai i LEP. Non ha detto che non sono applicabili. Con il professor, faccio nome e cognome. Il professor Gambino, il professor D'Ignazio. Loro, dopo aver letto Cassese, io con chi ne capisce più di me? Perché penso che un politico non può essere un dottore, un politico deve avere la capacità di capire. Ma se non c'è la copertura finanziaria, come l'applichi quella legge? Non c'entra, i LEP sono un'altra cosa. I LEP, quando parlo dei LEP, allora, se fai i LEP devi avere le risorse finanziarie per contemperare quel gap che c'è. Sì. Se non c'hai queste risorse non le puoi applicare quella legge. Vabbè, comunque, fermo restando che sono contro il regionalismo differenziato. Comunque, detto questo... Vabbè, l'ha detto che conto. Ma pure Occhiuto lo dice. Però mentre Occhiuto, siccome è molto preoccupato in questi giorni, e l'altro giorno nel suo intervento fatto al Congresso Nazionale di Forza Italia, ha invitato il suo partito a non approvare la riforma, il decreto Calderone. Se non ci sono tutte le garanzie necessarie, vuol dire che un problema c'è. Perché se non ci fosse, come dice il collega e come dice il Presidente Occhiuto, no,
i LEP finanziati, determinati, questa preoccupazione ci dovrebbe essere. Ma se persino Comunque, Occhiuto... ha ragione, Occhiuto è molto preoccupato del fatto che non c'è un'opposizione. Occhiuto è preoccupato perché noi l'opposizione la facciamo seriamente, concretamente, e spesso perde anche le staffe in consiglio quando noi lo pungoliamo nei punti giusti. No, quando fate i populisti. Perché conoscete bene gli argomenti. Ti voglio ricordare quello che hai fatto con gli NCC e avete fatto un'altra figuraccia perché la Corte Costituzionale con due provvedimenti. Guarda che noi sulle NCC non abbiamo detto nulla. Come no? Non ti confondere, Antonio. No, vedi che c'è un articolo, te lo prendi. No, prendi un articolo. Occhiuto non ci ha voluto ascoltare, adesso il governo impugnerà la legge sugli NCC. Ci sono gli articoli di stampa. Dimmi che qualcuno ha firmato a tuo nome. Il gruppo del PD lo guido io, cioè, quindi ogni cosa che si fa, la responsabilità è mia. Quindi tu diciamo, dici che non hai scritto un articolo dove c'è. Noi abbiamo scritto... detto semplicemente, spesso diciamo ad Occhiuto, di stare attento con il provvedimento omnibus, che è sono dei provvedimenti, diciamo, dove c'è di tutto e di più. Che li utilizzava spesso... anche il centro-sinistra. No, non li utilizzava. No, andiamo a vedere i numeri delle leggi omnibus utilizzate dal centro-sinistra. Ci possiamo anche collegare. Non ci sono. No, uno. Non ce n'è uno. Ne ha fatto uno Oliveri e uno alla Santelli. Ce ne sono sette. Uno Oliveri e uno alla Santelli. Voi ne avete fatto 10 in 2 anni. Sette. In 2 anni, 10 in 2 anni. E questo è un'altra offesa, arroganza nei confronti del Consiglio regionale. Perché mai? E perché ieri, avete preso, ieri l'ultimo... Noi corriamo velocemente perché il legislatore regionale ha fatto più interventi questo governo in 2 anni che non il centro-sinistra in 20 anni. Caro collega Antonello... Nel frattempo trovo l'articolo. Caro collega Antonello, allora, una cosa è correre e fare le riforme che voi pensate di fare e che noi... valutiamo, contestiamo, ma sono una vostra, diciamo, quindi, prerogativa. Tentativi di superare... Prerogativa, giustamente, avete il vostro progetto, la vostra programma dovete realizzarlo, quindi bene che fate le riforme. Possiamo contestarle, possiamo opporci, possiamo non condividerle, ci mancherebbe altro di stare della democrazia. Ma violentare le regole democratiche e il rispetto del Consiglio regionale è una cosa grave, caro Antonello. Questo noi contestiamo. Cioè, gli avete portato in Consiglio regionale un omnibus consegnato in aula, senza essere passato dalle commissioni, senza essere passato dal vaglio nostro dell'opposizione, senza essere passato dal vaglio degli interlocutori interessati a allora, ai vari provvedimenti. Allora, proprio per chiarirci, sull'NCC, Bevacqua dice ad Occhiuto, avrebbe dovuto consultarci, questo è. Questo è l'atteggiamento. Però c'è da chiedere una cosa. Ammesso e non concesso che è tutto opinabile, ci mancherebbe. Ma qual è stata anche in questo caso la loro proposta? Perché uno può dire, tu non mi hai ascoltato, io ti avrei potuto consigliare questa soluzione. Come al solito contestano sempre le stesse cose, che poi non è vero, perché sa bene che alcune cose, lasciamo stare gli NCC, alcune cose passano dalle commissioni. Ma quali sono? L'NCC, l'NCC è passata soltanto dal Consiglio. Sì. Ma voi la soluzione alternativa, la soluzione che ha dato Occhiuto velocizzando e aprendo un percorso virtuoso per come la Corte Costituzionale ha anche detto, qual è la soluzione contraria a quella adottata da Occhiuto che avete proposto? Non c'è. Cioè l'alternativa. Non c'è alternativa. Scusami, loro dice però... Ma che alternativa possiamo... Se noi non siamo stati nemmeno consultati, nemmeno sentiti, nemmeno avere nelle commissioni portare questi atti fondamentali, che cosa possiamo dire come posizione? Ma gli NCC non è un atto fondamentale, parliamo in generale. Macropolitica, ok, ma gli NCC atto fondamentale? No. Prendere atto di una continua mortificazione del ruolo del Consiglio regionale. Noi questo stiamo prendendo atto in ogni occasione, in ogni momento. Con i tempi della sinistra, se le avessimo fatti discutere anche su queste piccole cose, ancora saremmo alla prima legge. Ma questo te lo posso anche consentire di dire, cioè, ci mancherebbe altro. Perché sai, le lungaggini. Noi siamo lenti, voi siete veloci. Ci mancherebbe altro. E per la Calabria che funziona meglio, essere lenti o essere veloci? La Calabria di adesso, giusto per capire. La Calabria è una terra difficile e complicata. Filosofia. Caro direttore, la Calabria è una terra difficile e complicata. Vabbè, questo lei la conosce meglio di me. Lo sappiamo benissimo. Da 30 anni. Lo sappiamo benissimo. Si occupa per questo dico, la Calabria di oggi ha bisogno di un passo lento o di rapidità. La Calabria di oggi ha bisogno di un governo regionale autorevole e di un'opposizione. E questo ce l'abbiamo.
mi ha chiesto, sto rispondendo al direttore, è di un'opposizione, è di un'ossatura democratica altrettanto forte e autorevole, capace di interloquire con il governo regionale affinché la Calabria possa avere quelle risposte necessarie per uscire da tutti gli indicatori socio-economici che ci pongono all'ultimo posto. Questo è il dato che dovremmo di partenza. Non, quindi rimangono ancora fermi agli annunci. Io dico che il Presidente chiude, la Giunta regionale, la maggioranza hanno fatto. Sono assunte la responsabilità di portare avanti alcune riforme. Va bene. Che io posso non condividerle, posso contestarle, ma sono diciamo, loro esigenze, una loro visione che io rispetto. Però le riforme... Non condivide, chiaramente. Certo. Le riforme, il loro successo o il loro insuccesso, lo capiremo da qui a 7-8 anni. Perché è la storia... Stiamo parlando dell'acqua calda. Per il cittadino calabrese oggi cosa conta? Cosa conta? Ma tu sei contrario alla legge sulla riforma sul consorzio di bonifica, per esempio? Sì. Sei contro? Sì. Perché? Sono contro perché noi abbiamo fatto una proposta anche su questo, direttore. Perché quindi quello che incameravano debiti, che non pagavano i dipendenti, che non prestavano servizi questo è ai cittadini pur chiedendone Pagamento. Questo è populismo. No, questo non è populismo, il tuo è populismo. Questo è populismo. Dimmi, perché non sei d'accordo sull'unificazione? No, aspetta, scusa. Sull'unica cabina di regia. Caro... Già solo che abbiamo tolto 11 apparati manageriali. Sì, caro Antonio, noi abbiamo fatto una proposta sulla riforma dei consorzi, che dicevamo da 11 a 5. Che era frutto di un confronto serrato con gli attori del territorio, le questioni territoriali, sindacali. No, io sono convinto io, perché la Calabria non è una regione come Molise, tutto il resto, che l'agricoltore e quant'altro. Ma non è questo il tema, non è il consorzio sì, il consorzio no, il tema è che la Calabria ha bisogno di avere risposte veloci, immediate, istantanee. Allora io se oggi tu chiedi a un cittadino calabrese cosa è cambiato oggi sulla sanità? Niente? Non lo dico io, lo dicono i cittadini calabresi. Cosa è cambiato in termini di politica del lavoro? Niente. Ogni anno perdiamo 10.000, 15.000, 15.000 giovani che se ne vanno, ma per colpa di tutti. Non è che la colpa è a Bevacqua o a Sabato. C'è continua questa emorragia, quindi bisognerebbe capire come frenarla, come bloccarla, come cambiare rotta, ma non, ripeto, le riforme sono importanti, quindi, ci mancherebbe altro. Quindi facciamo così, giusto per far capire ai nostri telespettatori, l'azione di governo portata avanti fino ad oggi da questa maggioranza non si vede sul territorio? No, assolutamente. Non si vede. Allora, per quanto riguarda il lavoro, devi riconoscere che gli interventi legislativi fatti da questo governo in poco circa 2 anni di attività... Pensa soltanto al problema del precariato, quello che non è stato fatto. Cosa avete fatto? Si sta intervenendo con tutta una serie di provvedimenti amministrativi e di soluzioni che hanno e stanno e rimuoveranno buona parte del precariato, per non parlare poi dei concorsi che abbiamo fatto con questo governo che non sono stati fatti negli ultimi 20 anni. Per quanto riguarda il discorso dell'avanzamento, noi abbiamo un problema che è lo spopolamento. Perdiamo tra i 15.000 e i 18.000 abitanti, ma mica è colpa del governo di centrodestra, è colpa di un regionalismo nato dagli anni 70 sulla sanità. La sanità è un disastro, ma il disastro della sanità è ereditato da stratificazioni politiche di centrodestra e di centrosinistra, rispetto al quale qualsiasi cosa oggi vai a toccare crolla perché è caratterizzato da un peso determinato da un commissariamento che ci ha devastati più di coloro che prima facevano gli assessori alla sanità, dove purtroppo andiamo a verificare alcuni connotati. Cosa capita di osservare? Abbiamo ospedali dove gli ascensori sono rotti, abbiamo ospedali dove scappano i medici, vedi Crotone adesso rischia anche l'oncologia, nefrologia di chiudere perché hanno pochi medici, non vogliono venire da noi, dobbiamo intervenire sul 118, sulle guardie mediche, abbiamo utilizzato i medici cubani, personalmente a me come soluzione non l'ho mai pensato come una soluzione fattibile. In alcuni contesti sono stati anche utili, certo non sono queste le soluzioni, ma si sta programmando e si è programmato e il primo intervento, lo dobbiamo riconoscere, noi abbiamo avuto e abbiamo ancora oggi un problema sui bilanci dell'ASP di Reggio, dell'ASP di Cosenza, abbiamo bilanci verosimilmente
stratificati nel tempo, anche falsi, sono stati fatti dei bilanci falsi. Dobbiamo, se non chiudiamo il debito, noi non usciremo mai dal commissariamento, e per quantificare il debito dobbiamo fare una ricostruzione che non c'è consentita. È stato denunciato, e questo è vero, lo dico anche da avvocato, nella relazione della Corte dei Conti, nel giudizio di parificazione, si dice che noi abbiamo milioni di euro vincolati dai tribunali perché si paga il debito e nessuno pensa a far estinguere la procedura. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una stratificazione di attività rispetto alle quali dobbiamo intervenire. Oggi, se mi si dice, ma il cittadino ha un impatto di questi provvedimenti? Certo, oggi non ce l'ha. Il cittadino che cosa percepisce? Che la sanità sta peggiorando. Sì, è vero, il cittadino percepisce che la sanità sta peggiorando perché sta peggiorando. Ma posso farti una domanda? Perché i provvedimenti che stanno chiudendo oggi avranno una ricaduta a distanza di anni, perché non si può intervenire su un malato già in coma con l'ossigeno, perché è in coma. Lui ha fatto una disamina che io condivido, ma io vorrei chiedere all'attuale... Non è che stai guarendo e stai passando la No, io vorrei invece chiedere all'attuale maggioranza, quindi in questo caso al collega Antonello, di dirmi cosa avete fatto in termini di programmazione sulla sanità, partendo da un presupposto. Il Covid ha rappresentato un allarme importante, che era quello, non è più l'ospedale centrico, ma era il territorio. Quindi mi dovete spiegare cosa avete fatto in questi due anni sulla medicina del territorio, medicina di prossimità e integrazione sociosanitaria. Se consideriamo che la Calabria è una terra che va, lo dico dal punto di vista demografico, di anziani, cioè la vera sfida è quella, non fare un esame che quindi io condivido. Su questi temi, su questi argomenti sono stati fermi. Cosa ha fatto chiudere la maggioranza? Cosa ha fatto chiudere la maggioranza? Perché non basta più oggi pensare all'ospedale centrico, perché è vero che Crotone, il territorio, Colli Arrossano, il territorio. Cioè, se tu non avvicini, la medicina non la rendi di prossimità e non favorisci questo processo, altro che ospedale, non ce la faremo più a gestire gli ospedali, perché mancano i medici, mancano gli infermieri, lo sappiamo. Ecco perché la vera sfida è cambiare modello, approccio. L'approccio è territorio, tenere insieme territorio e ospedale. E non più pensare agli ospedali sotto casa. Quindi intervenire nel motore del sistema. È questo, deve cambiare proprio. Non, che sono poi, diciamo, le linee allora, guida. Cambiare che, prospettiva. Rispondo subito. L'asse Speranza Zuccatelli, cioè centro-sinistra, ci ha consentito all'epoca del Covid di essere l'unica regione che alla voce assunzioni eravamo meno, ma non meno uno, eravamo meno 11%. Questa gestione è una punta di un iceberg. Chi è che ha distrutto la sanità in Calabria? Una riforma che ha determinato quella che è la geografia attuale dei distretti dell'ASP che lega Lamezia, Soveria Mannelli, Soverato. Sapete chi l'ha fatta quella riforma? Il governo di centro-sinistra di Loiero. Allora, è sempre facile parlare, cioè qualsiasi tema o argomento, noi andiamo a toccare la fonte di tutta questa stratificazione di disastro e del centro-sinistra. No. Questo non è una giustificazione. Antonio, tu andiamo alla medicina del territorio. Aspetta un attimo. Ecco, questo è populismo, perché ogni qualvolta noi poniamo un problema in consiglio. Ogni qualvolta noi poniamo un problema in consiglio regionale, si alza o chiude e dice: ma voi eravate con Oliverio. Oliverio non c'è da 10 anni in consiglio regionale. Voi siete da 5 anni in consiglio. I disastri che ha fatto. Voi siete da 5 anni. Voi siete da 5 anni. Non siete 2 anni e mezzo. Siete 5 anni nel consiglio regionale. La Santelli, scusami. E la Santelli in pandemia che cosa ti doveva fare? Poi è pure morto. E cosa ha programmato? Cosa avete? Non parlo delle persone. Ma non possiamo parlare di una persona che è deceduta. La compianta Santelli per me è del territorio. Dico una cosa diversa. Come centro-destra cosa avete programmato in questi 5 anni? È diverso. Aggregazione dei medici. Medicina del territorio, 118, guardie mediche, ma guardate che stiamo parlando di temi che per risolvere ci vogliono dai 5 ai 10 anni. Sì, ma cosa avete programmato in questo DNM? Cosa avete programmato? Ma cosa temi? Che cosa ha programmato? Cosa avete programmato? Innanzitutto ha riorganizzato una macchina manageriale
chiamando degli esperti per gestire le strutture sanitarie. I risultati si vedranno. Quando ci saranno i risultati? A seguito di una... Ma la pianificazione la conosci bene. No, tu. Io vorrei capire... E la programmazione. Un'altra domanda che vorrei Vuol fare, dire per esempio, che non, non stiamo facendo degli interventi sulle guardie mediche? No, le guardie mediche... Sul 118? No. Stiamo riorganizzando tutto. Lo sfruttamento dell'aggregazione sui medici, anche per quanto riguarda l'aggregazione tra i medici. Sai cosa manca? Manca la medicina del territorio. Sono abbandonati i territori. Ma per fare quello ci vogliono le risorse umane, ci vogliono i medici, ci vogliono i paramedici, e se non vogliono venire il concorsone, 450 posti disponibili, siamo arrivati a 253, di questi 253, 150 sono specializzandi la cui università non gli vuole dare neanche il nulla osta. Il territorio come lo organizzi? Con le risorse umane? Ma scusami, questo era il concorso a cui tu fai riferimento. Si riferisce agli ospedali, certo. Non è il territorio. No, ma non mi spiego. Non è il territorio, sono cardiologi, anestesisti, tutti ne senti. Gli ospedali, il quindi quale visione del territorio, il territorio avete? Non avete. Sono solo lab, sono gli SPOC. E il territorio, se a Crotone o alla Mezzia o Soverato non hai i medici, come lo gestisci il territorio? Io quando parlo di territorio poi parlo, c'è l'ASP. Parlo di distretti, parlo di assistenza agli anziani, parlo di altre cose. E come lo gestisci se non riesci? Di casa della salute che devono partire in un certo modo. Quello se non hai un ospedale attrezzato e ci riversiamo sui servizi del territorio, non l'affoghi, così allo stesso tempo è un circolo vizioso. Se non hai la medicina del territorio affoghi pronto soccorso, quindi è un problema che non lo risolvi in 2 anni. Se noi non ci andiamo a rimpinguare le piante organiche, non riorganizziamo con dei manager come stiamo cercando di fare, abbiamo un processo di integrazione tra policlinico e ospedale pugliese che ci consegnerà una delle aziende più grandi, e io sono molto critico anche sulle modalità di integrazione, perché è un processo tutto anche di mentalità, no? Gli ospedalieri ragionano in un modo, gli universitari in un altro, si è trovata una soluzione nell'atto aziendale, tutte le unità operative sono salve, nessuno perde il primariato, addirittura siamo arrivati ad avere 85 unità più 4, 89 unità, quindi è anche difficile operare con delle riforme, perché rispetto al territorio abbiamo una questione di mentalità che è insuperabile. Dobbiamo andare alla pubblicità, insomma, il pregresso pesa e impedisce. È un macigno. Pesa e impedisce, il pregresso pesa e impedisce di essere rapidi nella messa. Il pregresso dovrebbe aiutare a riflettere, a capire come programmare. Ma il centro-sinistra vuole sempre riflettere. Qua ci sono i morti ormai negli ospedali. Cioè noi non, poi vi dico una cosa dopo la riunione. Mando la pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta perché abbiamo continuato a discutere. E, tra l'altro, un po' di cose le ha messe in campo, sì. Rispondendo a quelli che erano stati i rilievi mossi dal capogruppo regionale del PD, aveva mosso una serie di rilievi legati alla sanità, dice qua parlate ma alla fine non è cambiato nulla, anzi è peggiorato. Tra l'altro ha dato una serie di ragioni per le quali in questo momento bisogna aspettare che maturino i tempi, che maturino le soluzioni che sono state adottate. Ci vuole una nuova riorganizzazione. Cioè questo modo di vedere la sanità cambi, la narrazione della sanità. E non è facile cambiare la narrazione della sanità, perché basta chiedere ai cittadini che vanno nei pronto soccorsi, stanno lì e aspettano ore e ore e ore per essere visitati. Ma è un problema però che non è solo una prerogativa calabrese, che altri pronto soccorsi in Italia, certo, vivono la stessa situazione. Abbiamo la carenza di medici, non ce ne sono, bisogna andare avanti con i concorsi, se non cambi le regole di ingaggio il professionista non lavora nella struttura pubblica, sono tutti argomenti, però su questi temi così importanti, così centrali per la vita della Calabria, il cittadino si aspetta che maggioranza e opposizione si mettano insieme e individuino un percorso. È possibile questo? Noi abbiamo detto dal primo giorno in cui ci siamo insediati che rispetto alle sfide che il centrodestra avesse lanciato, noi avremmo risposto all'appello, perché credo che chi ha responsabilità di governo o di opposizione, il primo compito è quello di dare risposta ai calabresi, anche con uno scontro duro, no? Aspro, però quando si pongono al centro della discussione temi come la sanità,
no? Le aree interne, i fondi comunitari, cioè tutti i temi sui quali, dai quali potrebbe dipendere il futuro della Calabria, credo che non c'è opposizione o maggioranza che tenga. C'è il rispetto dei ruoli e la responsabilità di essere classe dirigente di questa nostra comunità. Ma io quello che non contesto Antonello, ci mancherebbe altro, contesto questo anche perché lui è entrato da un anno e mezzo in Consiglio regionale, neanche. Un anno. Diciamo, da quando c'è questo Consiglio regionale, questa maggioranza di governo, non siamo mai stati chiamati a un tavolo per un confronto. E perché non? Non parlo del Presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale. Non siamo stati mai chiamati. Quello che ho potuto appurare io in un anno. Però fammi finire. Ah sì, chiedo scusa, prego. Non siamo mai stati chiamati, nonostante che in Consiglio regionale, quando loro hanno fatto delle proposte che noi tenevamo interessanti, abbiamo dato la nostra disponibilità anche sulle aree interne, abbiamo fatto delle proposte noi per quanto riguarda lo spopolamento, abbiamo parlato del start working per quanto riguarda la possibilità. Quindi mano tesa, diciamo. Mano tesa perché credo che il ruolo di chi fa opposizione, ma una cultura di governo, alla quale faceva riferimento prima Antonello, che essere di un partito come quello del Partito Democratico è un partito di governo anche, quindi sentiamo ancora di più la responsabilità verso i nostri cittadini. Ma essere continuamente, diciamo, mortificati nei nostri ruoli, nella nostra funzione, nonostante diciamo, i tanti appelli che abbiamo lanciato in Consiglio alla Giunta regionale, le nostre proposte poche, misere, come diceva Antonello, o tante che abbiamo lanciato in Consiglio regionale, non sono state mai accolte, ma nemmeno oggetto di una discussione pacata, magari, animata, tra la Giunta e l'opposizione. Quindi diciamo, noi cosa possiamo fare? Cioè, giustamente, ci sono opposizione. La nostra visione sulla sanità, essere, direttore, cioè, la nostra visione della sanità, perché l'analisi che ha fatto lui, che muore gente in ospedale, che non c'è, ci mancherebbe, il primo soccorso sono strapieni, che non c'è, l'analisi che facciamo noi. Ma però queste cose dovrebbero fare indignare anche voi in Consiglio regionale, fare quadrato. Guardi, direttore, noi siamo così, diciamo, responsabili, che noi abbiamo fatto in questi mesi delle ispezioni nei primi soccorsi. E non abbiamo mai cavalcato quello che abbiamo visto all'interno dei pronto soccorso. Ma che cosa è successo dopo questo giro di ispezione? Abbiamo fatto le nostre osservazioni a chi di dovere, perché il compito... E cosa avete ottenuto? Alcuni miglioramenti li abbiamo notati. Anche io parlo del pronto soccorso di Cosenza, hanno eliminato alcune corsie dove c'erano... Quindi è servita, diciamo, questa... Ma noi facciamo una posizione responsabile. Quindi fatelo spesso. No, l'abbiamo fatto, ma ripeto, non abbiamo fatto i populisti dicendo siamo andati in ospedale, abbiamo fatto... No, abbiamo fatto... in maniera seria, responsabile, le nostre, diciamo, ispezioni, e abbiamo da questa ispezione redatto un nostro verbale, una nostra documentazione che abbiamo consegnato a chi di dovere. E oggi così si fa opposizione, perché gridare al lupo non aiuta nessuno, però sulla sanità vorremmo sfidare, vorremmo capire, non quello che dice il direttore, quello di Antonello, capire cosa avete fatto concretamente in questi 2 anni anche sull'edilizia sanitaria. Quindi praticamente nulla. Anche sull'edilizia sanitaria. L'ospedale della Sibaritta è fermo. Di Vibo è fermo. Non parliamo quello di Palmi, tutto fermo. Cioè, anche lì l'edilizia sanitaria, che è un altro tema importante, nessun progresso c'è stato. Tanto è vero che se prendiamo gli articoli, come dice Antonello, ho chiuso e la Strafaccia aveva annunciato che l'ospedale della Sibaritta veniva concluso e veniva consegnato a dicembre 2024. Da dicembre 2023, chiedo scusa, siamo già ad aprile, a marzo 2024, e ancora non si capiscono i tempi di consegna e se ci sono le risorse necessarie per poterlo... Posso? Ma perché non avete invitato, per esempio, il Presidente Occhiuto a venire con voi a fare il giro negli ospedali? Ma noi abbiamo il ruolo di ispezione di... Noi abbiamo invitato sempre il Presidente Occhiuto a un'iniziativa che abbiamo fatto sull'autonomia differenziata. L'abbiamo invitato. No, lo dico sui pronto soccorso. Non è no. Che dipende, lui è commissario. No. Vabbè, vieni con noi a vedere. Deve essere lui responsabile a capire come funziona. Noi possiamo fare il nostro ruolo di opposizione, ma deve capire il commissario se ha messo gli uomini giusti, nei posti giusti, se i manager che ha scelto, tutti del nord, guarda caso, e nessun calabrese. E poi ieri con mio grande piacere... No, perché? Con mio grande piacere, chi sono calabresi che ha messo? Qualcosa di calabrese. La Carbone non è calabrese. No, io parlo della mia provincia, scusa. Io no, parlo dell'ospedale di Cosenza, scusa. C'è De Salazar, c'è De Furia, c'è De Furia di Reggio Calabria che non è calabrese. No, ma c'è quello di Catanzaro. Come c'è l'ex generale Battistini che non è calabrese. Guarda caso, però, siccome calabresi siamo così messi male,
che ieri la Giunta regionale del Lazio ha nominato all'ASL più importante del Lazio, un calabrese, D'Amato. E questo, che vive là, però. Su questo, no, lui fino a 2 mesi fa era responsabile del Dipartimento Chirurgia di Cosenza. Quindi, però che mo vive là. No, non so se vive là, però dico io no. Posso rispondere? Sì, abbiamo anche dei calabresi bravi. Sul mancato coinvolgimento io credo che qua abbiamo poche idee molto confuse. E spiego perché. Da un lato si dice che siamo troppo veloci. Dall'altro lato si dice che approviamo le leggi senza coinvolgere l'opposizione. Quindi le leggi le approviamo e quindi qualcosa la stiamo facendo. Si dice che non stiamo facendo niente. Non no, Antonio, scusa, sulla sanità non abbiamo competenze noi. Il confronto, aspetta un attimo. Sulla sanità non abbiamo competenze noi. In generale abbiamo detto che non è cambiato niente. Allora, non è vero che non c'è un confronto. Tu sai bene che anche la commissione che ha adottato delle leggi o dei provvedimenti amministrativi speculari alla sanità, c'è stato discussione, c'è stato coinvolgimento. È anche vero che se c'è un commissariamento non possiamo avere sostanzialmente quella discussione su tutti i temi, perché altrimenti non ci sarebbe il commissariamento. Quando abbiamo avuto modo di discutere in consiglio qualche tema complementare, ma anche centrale, della sanità, tu puoi riconoscere che non sono stati posti neanche dei limiti temporali per i singoli interventi. Quindi da questo punto di vista, quando si dice il contributo che avremmo potuto dare, benissimo, rispetto alle soluzioni che sta adottando Occhiuto, e non puoi dire che non c'è programmazione e pianificazione, sta riorganizzando l'intero assetto aziendale di tutte le aziende, è intervenuto sui bilanci di aziende che formavano bilanci falsi, quindi è quello il punto di partenza. Come la fai ripartire la macchina? Ha organizzato il CUP regionale finalmente dopo tanti anni e con tante criticità, perché è normale che non abbiamo neanche i software dei medici di famiglia che erano aggiornati ed erano implementati per rispondere a quel software, tant'è che molti medici sono stati costretti a indicare dei codici, rischiando anche di fare un falso nella ricetta, perché non c'era questa intellegibilità. Ci sono tutta una serie di interventi che non possiamo negare, ma io ancora ad oggi non ho sentito, lo ribadisco un'altra volta, delle soluzioni di pianificazione, programmazione, organizzative diverse rispetto a quelle adottate da Occhiuto, oppure delle soluzioni organizzative secondo le quali, secondo il centro-sinistra, adottandole avremmo risolto in un anno e mezzo i problemi della sanità di 50 anni. Sentite, io credo che nell'immaginario collettivo calabrese ci siano 4 punti centrali per i quali si chiede un intervento deciso, forte, visibile di chi si è assunto l'onere di governare questa terra. Quindi maggioranza e opposizione, cioè quelli che in qualche modo interagiscono nella bellissima palestra dialettica e democrazia che è la politica. Allora c'è la sanità in primis, c'è l'occupazione, i trasporti e le infrastrutture. Allora, si riesce a fare quadrato su questi 4 grandi filoni o no? O ognuno ha una visione diversa? Io credo che per il diritto alla salute debba unire sia maggioranza che opposizione. Il diritto alla salute è una cosa seria. Sono due diritti riconosciuti dalla Costituzione. Diritto alla sanità e la mobilità sono due diritti riconosciuti dalla Costituzione. Quindi, e allora c'è una questa possibilità. Noi sulla stabilità siamo. Avete idee che collimano per questi 4 grandi filoni, questi 4 grandi settori? Allora, sulla sanità ne abbiamo parlato. Vabbè. E per noi deve essere Approcci diversi. No, secondo me è l'approccio giusto, anche mi auguro del commissario Occhiuto, che è quello appunto di tenere, di ripensare il motore, come lei diceva, e di ripartire dal territorio come momento di poi, programmazione. Occupazione. Noi ci aspettiamo che, io ad esempio, faccio un esempio per capirci, noi abbiamo lanciato queste idee in Consiglio regionale già quando c'era Santelli, per quanto riguarda i fondi comunitari. Cioè De Luca, che è tanto contestato, tanto amato, tanto... Cosa ha avuto? Ha avuto coraggio verso la Comunità Europea. Cosa ha detto? Io non voglio più soldi destinati ai tirocini, a queste cose. Voglio che la Campania abbia 10 milioni di euro, 20 milioni di euro, quante erano le somme? Per l'occupazione. Da destinare a 10.000, all'assunzione, 10.000 giovani laureati da spalmare nella regione Campania in base alla mancanza di competenze presenti nei vari comuni.
mancava un ingegnere. Cioè, ho capito, ma questo parliamo di occupazione. Sì, no, voglio capire l'occupazione può creare in due modi, sì. O attraverso un intervento regionale, o attraverso un incentivo all'impresa. Non puoi creare in questo modo. Con i fondi comunitari tu potevi pensare... Quindi lavorando sulla formazione di queste professionalità, su che cosa? Lavoravi su 10.000 giovani, che tu davi ai comuni, li formavi e guarda caso poi con il PNR... Questa è la proposta che avete fatto, sì, fatto già allora. Sì. Poi andiamo, trasporti. Trasporti noi abbiamo, come lei ben sa, noi c'è sull'alta velocità, credo che sia un altro tema importante dell'alta velocità. Cioè, non ci sono i soldi qui. Lì c'è un tema che riguarda non tanto il governo regionale ma il governo nazionale, e su questo condividiamo la protesta, anche le considerazioni fatte dal Presidente Occhiuto, che dice al governo nazionale: guarda che le risorse arrivano a Romignano, si fermano a Romignano, non si fermano dopo, anzi fino a Praia potrebbe arrivare, fino a Praia Mare. Poi dopo si ferma, e quindi su quello noi siamo disponibili a fare qualsiasi tipo di infrastrutture abbiamo. Io ripeto, spesso dico nel mio intervento che il ponte sullo stretto, no? Il ponte sullo stretto credo sia l'ultimo dei problemi per i calabresi e siciliani. Ecco. E dico, ma quello è un altro tema che rientra sempre in una visione generale, no? Perché se a me garantiscono la mobilità delle aree interne, quindi le trasversali, la 106, tante altre cose, perché non dovrebbe essere... Dove concentrerebbe lei, per esempio, i fondi del PNRR? In quale di settori? No, noi non possiamo concedere, perché ho capito, però voglio dire... Sui trasporti hai poca possibilità, perché tu puoi realizzare l'entro 2026... Siccome si parla sempre di fondi del PNRR, interveniamo con i fondi del PNRR come se fosse la panacea di tutti i mali, ma non è così. Ad esempio hanno previsto il finanziamento fino a Rovagnano, non mi ricordo il punto dell'altra velocità, perché hanno capito che in 3 anni potevi realizzare questo pezzo. Perfetto, allora su questi 4 punti, la 106 è un altro tema, importante. L'elettrificazione della linea ionica è un altro tema importante. Quindi su questi 4 punti sono disponibili dall'opposizione per dare una mano alla maggioranza. Il tema principale è questo: molte volte si è parlato del PNRR, in realtà ci ha affogati oltremodo. Noi non riuscivamo a spendere i fondi comunitari e siamo andati sul segmento del PNRR, che a differenza dei fondi comunitari producono maggiori debiti e interessi, perché purtroppo quello è. Tra l'altro anche qua la Corte dei Conti, il monito della Corte dei Conti ci dice che molte amministrazioni comunali non attrezzate da un punto di vista tecnico contabile per il consuntivo, per il ricalcolo e via dicendo, rischieranno anche qualche procedimento penale, qualche danno erariale, proprio perché i sindaci non attrezzati con l'apparato amministrativo firmano e attestano cose che poi magari si scoprono non essere effettivamente corrispondente alle norme. Allora, sulle infrastrutture, si oppongono al ponte. Il ponte non è un problema, il ponte è un'opportunità, perché magari oggi costruiamo questo ponte con la scusa del ponte, perché non è che i soldi che vanno sul ponte li possiamo prendere e ci facciamo un'altra cosa, perché sono stati destinati per quell'infrastruttura. Ma che l'ha destinato? È ovvio che... Antonè, che l'ha destinato? Ma mica l'ho destinato io, l'ha destinato il governo, e noi non possiamo, che gli dicevamo al governo, no guarda, non vogliamo il ponte. Allora, noi vogliamo fare la 106. La 106, l'alta velocità dobbiamo fare. Sulle autostrade, sugli aeroporti, quello che ha fatto Chiuso non l'ha fatto mai nessuno, e questo è un dato oggettivo. Su questo non ho nulla. Benissimo. Andiamo sempre al discorso occupazionale. La soluzione di De Luca è fantasiosa, è insufficiente. Prima devi anche creare un asset, perché magari avrebbe avuto più senso. Guarda che ti dico anche una cosa. Io sono uno di quelli che non sono contro il reddito di cittadinanza in generale, perché io avrei mantenuto il reddito di cittadinanza e li avrei mandati, questi ragazzi, questi giovani, questi meno giovani, a lavorare nelle aziende, esonerando ovviamente il datore di lavoro nel versare i contributi. Loro si sarebbero formati, avrebbero aiutato le imprese, non che invece abbiamo allevato dei vagabondi, la maggior parte, dove, e si è visto poi il collasso qual è stato. Sulle politiche, se noi non interveniamo sullo spopolamento, come intervieni sullo spopolamento? Dobbiamo portare nuovi investimenti, che non possono essere solo quelli pubblici, che ovviamente devono avere una programmazione, ma devono essere anche gli imprenditori privati. Quindi dobbiamo fare delle politiche attraverso le quali andiamo a detassare, non con gli imbrogli della 488 famosa, dove tutto il nord è venuto qua a prendere e a bruciare. 5 anni andare via. Quello che ha fatto Chiuto anche in materia di rifiuti con Arrica, noi abbiamo ripulito la Calabria e andremo a pieno regime a breve.
Altro problema delle infrastrutture sono gli impianti idrici e di depurazione. Sorica andrà a gestire tutto quello che sarà necessario in Calabria e anche su questo gli investimenti sono stati tanti. Poi sfato un mito, non è vero che con questo governo, come qualche volta sento dire, si è speso o si spenderà meno degli altri governi. Assolutamente falso. Ci sono stati molti più bandi e molte più risorse. Tra qualche mese avremo i dati ufficiali e così ci renderemo conto che anche da questo punto di vista questo governo ha lavorato non bene, di più. No, io credo che, vabbè, ognuno ha la sua tesi, la sua idea. E poi vediamo i numeri. No, io non discuto sul fatto dei fondi comunitari, sulla spesa e quant'altro. Io dico sulla qualità della spesa, non sui soldi che spendiamo. Perché se dopo 30 anni ancora siamo all'obiettivo 1, vuol dire che un problema c'è. Non la spesa adesso. No, sto dicendo io. Ho capito, ma quelli sono i passaggi. Una riversione ad alta voce della classe dirigente calabrese. Non sto parlando di adesso, di Occhiuto, di Tallarico. Parliamo in generale. Quindi un problema dobbiamo porcelo. Perché spendere i soldi non è sufficiente se rimaniamo nell'obiettivo 1. Siamo stati un disastro negli ultimi 50 manca anni. La qualità, manca la qualità. Ma questa è colpa nostra, visione. È colpa dei partiti. Ma il partito che ci metto... È colpa di chi non ha formato la classe dirigente. Non sto dando la colpa a questa maggioranza. Non abbiamo classe dirigente. A 30 anni di governo. De Luca non è stato pellegrino, Antonè. Perché se tu guardi oggi, diciamo, la spesa sul PNRR... È una soluzione estemporanea. No, aspetta, la spesa sul PNRR della Campania dimostra che quelle risorse che sono state inserite in quei comuni stanno aiutando molto, diciamo, a snellire, a velocizzare con le competenze e le professionalità che mancavano in quei comuni. Quindi non è pellegrina, è una scelta intelligente. Dobbiamo andare veloci. Agricoltura e turismo sono un polmone vitale dell'economia di questa regione, no? Qualcosa certo. Qualche rilievo da muovere su come... La maggioranza si è mossa, questi due. Ma io sulla agricoltura non so come si è mossa la maggioranza, so che hanno speso tutti i soldi, ma non so cosa ha creato in termini di innovazione o di modernità. Sul turismo credo che c'è tanto da fare. La scelta di investire sul trasporto aereo è una scelta che noi condividiamo, però tutti i dati economici dicono che l'alta velocità porta l'1% di più del PIL. Quindi il turismo parte anche dalla salvaguardia dei territori, quindi alle aree interne, perché... Senza la salvaguardia delle antenne non possiamo parlare di turismo, perché prima o poi scenderà a mare la montagna, se non c'è quindi una visione e una visione anche un'idea di come investire, perché non basta solo incentivare l'imprenditoria, ci mancherebbe altro, condivido, perché non vai ricchezza senza... Se tu non mantieni i servizi nelle antenne, se mi cacci la scuola, se mi cacci la stazione dei carabinieri, se mi cacci la posta, perché io dovrei continuare ad abitare in questa area interna? E se non mi crea occupazione, perché io dovrei continuare? Altro che quello è l'aspetto finale, però, investire. Però non è una cosa, diciamo, nata, un problema nato in questi ultimi mesi. Io sto parlando di un problema che riguarda tutta la classe dirigente e che penso che anche questo governo regionale abbia poco investito sull'area interna. Non è vero, perché gli interventi fatti sulle strade, sui trasporti, sui servizi che sta facendo. Ma avete bloccato? Non puoi fare turismo se non hai queste tre cose, anche se non hai la sanità. Sono d'accordo. C'è gente che scrive: io non vengo in Calabria perché se mi succede qualcosa non c'è la sanità. Tu hai detto poco fa, Antonè, che bisogna, diciamo, incentivare l'imprenditoria. Io dico che la prima cosa sono le infrastrutture, materiale e immateriale. Sull'imprenditoria non tocca. Io ho parlato con Confindustria perché mi piace confrontarmi con persone che ne possono sapere più di me. E loro mi dicono che con questo governo le imprese non hanno mai avuto così tanti soldi come lo hanno avuto adesso. Quindi là è l'imprenditoria che si deve attrezzare a sistema. Sull'agricoltura io penso che si è fatto di tutto e di più da un punto di vista innanzitutto nel fornire le risorse. Il coordinamento delle aziende imprenditoriali in materia agricola non è facile, però c'è da dire una cosa, in materia agricola sicuramente la Calabria si è distinta, continua a contraddistinguersi e nessun imprenditore agricolo lamenta una manovra insufficiente da questo punto però di vista. Però vi voglio dire questo, siamo in chiusura, però rapidamente perché poi siamo in chiusura. Volevo dirvi questo, nelle ultime competizioni elettorali avete... avuto modo di leggere, di vedere che c'è una sorta di, come dire, un continuo e progressivo allontanamento dei cittadini elettori, perché i dati sono chiari. Perché oggi che cosa aspetta il cittadino? Dice, va bene, tutti sono bravi nel dire
c'è da risolvere A, B, C, D, ho capito, ma io voglio vedere effettivamente come si interviene. Quindi si andrà sempre più assottigliandosi. La partecipazione democratica. La partecipazione. È un gatto che si morde la coda, perché il problema della politica, della classe dirigente, di quello che abbiamo creato, si chiama clientelismo. Clientelismo quando nomino un primario che appartiene al mio gruppo politico, clientelismo, questo lo dico in generale. Questo ha devastato, perché noi abbiamo, e lo possiamo dire, abbiamo tanti amministratori, tanti dirigenti incapaci, e lo possiamo, io le scrivo le cose, no? Quando devo fare dei rilievi, io li faccio, ma non è il rilievo, il singolo rilievo. Noi abbiamo una classe dirigente che è la peggiore di tutti i tempi, ed è la peggiore d'Italia, perché ce lo dicono i numeri, ce lo dice la produttività, o meglio, l'improduttività. Quindi la parola è clientelismo, però attenzione, gli stessi che si lamentano, molti di quelli che si lamentano, sono i primi che vanno dal politico di turno a chiedere il favore. Quindi è una questione di mentalità. Se noi non cambiamo la mentalità dei cittadini calabresi, non potremo mai cambiare la Calabria, perché io, per essere rieletto, e io sono uno di quelli, e l'ho dimostrato anche perché sono stato intercettato in un procedimento penale in maniera indiretta, e mandavo a quel paese più persone io in un giorno, perché veniva quello che veniva raccomandato. Se noi avessimo il coraggio di dire questo non si può fare, qualcuno ha paura di perdere i voti, e i voti si perdono pure, però diamo una speranza reale a questo territorio. Se ne vanno tutti. E se ne vanno tutti. Ma io credo che il problema sia più complesso. Diciamo, ridurlo a questo, no, questo credo è il punto di partenza. Che sia un limite nell'analisi, perché credo che il problema è c'è una crisi di rappresentanza. È quello, quindi arriva politica, a me. Politica e sociale. Certo. Non è solo in crisi la politica, è in crisi il sistema di rappresentanza nel paese. Perché se fosse vero quello che dici tu, cioè in Abruzzo avremmo dovuto avere una percentuale di partecipazione molto più alta. In Sardegna è la stessa cosa. Non c'entra niente. Persino in Lombardia al 51%. Ci sono molti consiglieri regionali che sono là per percorsi fatti in un certo modo. Persino quindi, la Lombardia, in Lombardia ha votato il 51%. Quindi il problema è più complessivo e che richiederebbe un'analisi veramente... E se prendiamo all'America, che facciamo... Non sono più attrattivi i partiti. Non sono i partiti, perché la politica non è attrattiva. È tutto il sistema. È in crisi, va modernizzato. Esatto. Nell'era dell'intelligenza artificiale, il mondo cambia. Poi, vanno ripensate molte cose. In chiusura. Perché poi, per rispondere al clientelismo, se parliamo di questo aspetto, tu vedi che quando governiamo il centrodestra, alcuni assessorati prendono un boom di preferenze. Quando governiamo il centrodestra. Quando governiamo il centrosinistra, alcuni assessorati prendono un boom di preferenze. Con il centrodestra la stessa cosa. Quindi non è che le clientele si fanno in base a quello che tu governi. Ma infatti quello non è che dico io, quando la società è governata dalla cultura del bisogno, è quello il problema. Allora, siamo proprio in chiusura, però una domanda voglio farti. Cioè, gruppo misto. Quando si iscrive in un gruppo... Io adesso penso che rafforzerò il gruppo misto. Come? Prenderò uno dell'opposizione, a cui già ho detto di passare con me, e passerà con me nel gruppo misto. Quindi arriviamo a tre, e l'opposizione diventa sempre più. Quindi per il momento è questo? Ma per il momento credo che sia questo. Poi se ci saranno delle valutazioni, del resto sono stato eletto in Forza Italia, io appartengo a un'area di centro, stiamo lavorando per un'area di centro, così come abbiamo fatto su Vibo, come faremo anche in altri territori, però da questo punto di vista sostanzialmente ritengo che al momento rimango nel gruppo misto. Grazie per essere stati con me, noi ci vediamo domani per la Striscia Quotidiana, arrivederci.